una sera presentazione Costin, il portiere in derby della Salernitana, e con mini conferenza stampa di De Santis. Allora, Costin le ha detto le solite stronzate, quindi è inutile soffermarci di più. Per quanto riguarda la conferenza stampa di De Santis, niente, che ha detto che arriveranno 4-5 giocatori, per la verità 3 più altri 2 se ci fosse la necessità, quindi ha detto 3, non 5, non vi entusiasmate troppo. Io dire solo una cosa, ma la società fa quello che deve, i tifosi fanno quello che deve, come certe volte si dice. Io mi permetto solo di dire che è vero che un imprenditore deve vendere bene il suo prodotto, cioè quando la società dice a giugno per gli inizi del mercato dobbiamo partire già con l'80%, sa di dire una corbelleria, avallate dal fatto che dalle parole dette oggi dal DS, perché per avere un giocatore di un certo calibro, per non avere un giocatore che non piace al mister, di una certa qualità, per far stare la Salernitana in una determinata posizione, occorre aspettare, giustamente, perché il giocatore non di prima fascia non sa se in una società tale di prima fascia serva o non serva, quindi aspetterà fino all'ultimo. Io dico solo questo, fanno bene a fare tutti lo, perché la, cioè, quelli che mette i soldi è il presidente, quindi per me va bene questo stato di cose. L'importante è che non si facciano troppi programmi, non servono a niente, servono solo a creare quel malumore in chi già parte parte con quella punta di veleno per destabilizzare un po' l'ambiente, secondo me. Cioè chi è un po' contro questa società non, gli dai un assist per dire non vede nessuno, che mi pigliate, mi portate a morire vecchio, tutte queste cose qua. Invece secondo me la società fa comunque bene, però senza fare proclami. Ripeto, capisco che uno deve vendere bene il proprio prodotto e quindi forse se diceva Dia se ne va, per esempio, non ci stavano più di 10.000 abbonamenti, questo è giusto. Secondo me marketing, detto da me, marketing di spicciolo. Quindi va bene a fare così. Poi per il resto sì, hanno parlato di. A me se. Io prenderei una punta centrale vera, cioè uno che è uno alla Dobnik, uno che veramente fa gol. Poi hanno preso questo esterno, hanno detto che forse rescindono parecchi contratti qualora impedissero l'acquisto di un over. Tutte cose belle. Che l'altra cosa che mi permetto di dire è che questo aspettare troppo, comunque è vero che i vari DA Vilena sono arrivati all'ultimo a tutto, però diciamo anche l'anno scorso abbiamo avuto un inizio di campionato favorevole, non vorrei che venisse sprecato questo bonus che abbiamo anche quest'anno, perché dopo sarà più difficile. Detto ciò, io vi auguro una buona serata e ci sentiamo alla prossima.